Lunedì 29 gennaio, sono in macchina che sto andando all'autodromo di Franciacorta. Cioè sono passato da anteprima mondiale della Panigale V4 Valencia, caldo, sole, a freddo, nebbia, Valpadana. È 1:15 del pomeriggio e da Milano a Treviglio è un unico banco di nebbia. Ok, come avrete notato da questo video, ho ancora la mia super mega power turbo punto, perché comunque la macchina nuova è una macchina sportiva che non uso tutti i giorni, questa la uso per far chilometri, quindi... Cioè, tra l'altro, guardate lo specchietto di questa macchina. Poi ha anche dei diffusori aerodinamici sulla fiancata, ha interni di nuovissima generazione. Nottolino sfondato da qualche zingaro, no? Quindi la macchina si apre solo con questa chiave, che ovviamente si era spaccata in due e l'ho rincollata con lo scotch. E dicevo, sono qui a Franciacorta perché ho la mini GP con cui ogni tanto mi alleno e mi ero lanciato un po' di tempo fa e avevo spaccato la pedana. L'ho portata a far sistemare e adesso ce la rimonto su. Sì, è un po' artigianale comunque. Ok, naturalmente non sono venuto fin qua per montare una pedana, ma avevo anche un altro po' di cose da fare. Sono le 4:10, io non ho ancora pranzato, quindi adesso schizzo a casa, pranzo, monto video, devo scrivere ancora la recensione sulla Panigale V4. Non si vede niente. Questo era veramente un inferno. Buondì, sono le 9:30, è ora di mettersi al lavoro e c'è una barba che sembro Leonida. Come nel primissimo video che avevo mai fatto, ve l'ho linkato qui sotto se non l'avete mai visto. Vabbè, mi faccio la barba, poi registro la recensione della Panigale. Ti rasa la barba e la aspira. Ah, tipo aspirapolvere. Ciao a tutti, in questo video vi recensirò finalmente la Ducati Panigale V4S. Ok, ho appena finito la recensione, mi sembra venuta bene. Trascriverla, girarla, montarla, ci ho messo 7 ore più o meno, sì. E adesso sto montando alcuni video per Race Booking. Basta! Sono 10 ore che monto video, mi si incrociano gli occhi, non ne posso più. Ho pubblicato la recensione e sta andando alla grande. Ok, sono le 20:33, direi che è ora di levarsi dalle palle perché ho una cena fuori, devo essere alle 9:30 dalla parte opposta di Milano, quindi... Buondì! Oggi... Che cazzo di giorno è oggi? Mercoledì 31 gennaio, sono le 10:30, ho fatto un po' tardi ieri, sono andato a letto un po' tardi. E mi sono svegliato subito con una notizia bruttissima. Vi ricordate il drone che ho schiantato? Fatto 800 euro di danni. 800 euro di danni! Se c'è una cosa che ho capito in questi anni è che la DJI fa dei prodotti della madonna, ma ha un'assistenza che fa cagare. Già una volta l'ho mandato in assistenza e il drone si era rotto da solo. Mi ha fatto pagare 200 euro anche se era in garanzia. Vabbè, comunque adesso io mi metterò a montare il video della Fiera di Verona e poi a Luna vado a fare qualcosa di molto divertente. Ok, sogni di gloria infranti. No, è semplicemente volevo andare a girare con la mini GP, ma ci sono 7 gradi, la pista è bagnata, ho chiamato adesso e...
Questo era abbastanza tosto. Devo immortalare l'esplosione. Ecco, ho il vomito. Ecco, come avrete notato, quasi sempre io mangio davanti a un computer, perché mentre mangio guardo video su YouTube. E questa è una di quelle cose che ho imparato ad applicare nella mia vita che mi ha aiutato tantissimo. Ovvero, lo sfruttare i miei momenti di stacco, di svago, per comunque imparare qualcosa di nuovo. Anche nel giocare a un videogame che magari non c'entra un cacchio con le moto, cerco di imparare qualcosa da applicare o nella mia vita o nel mio lavoro. Magari una frase detta da un personaggio, un particolare tipo di illuminazione che c'è in una scena, che sono tutte cose propedeutiche per il mio lavoro, ovvero fare video. E basta. Questo primo febbraio 2018 è un altro di quelle infinita serie di giorni che passo qui. Montare video, registrare fatture, fare la contabilità, rispondere alle email, scrivere nuovi video, sistemare caricare e mangiare questo fantastico riso in bianco con un po' di dado per dargli un po' di sapore. Sono le 19:51, sto montando video da 9 ore e adesso devo staccare perché alle 20 ho un'intervista telefonica. Grazie, figurati. Ciao Matteo, buona serata. Ciao ciao ciao. Finita l'intervista. Oh, stasera si mangia qualcosa di decente finalmente. Io credo che a questo punto abbiate capito il perché del titolo di questo vlog. Cioè, sono passato da una delle settimane più assurde e più movimentate della mia vita a una settimana chiuso in casa a montare video e allenarmi. Questo comunque mi fa piacere inserirlo in questo vlog perché fa capire dietro a una giornata in pista e un video quanto lavoro c'è di studio, di preparazione, di montaggio, di idee, di allenamento. Ok, ma sfruttiamo questa tristezza palate di questa settimana per rispondere a qualche domandina. Ok, Corrado, così come tantissimi altri, mi chiede, è lunghissima la domanda, un neofita che possibilità ha di correre in un campionato amatoriale, quanto costa? Farò un video dedicato perché l'argomento è molto complesso, quindi a mia post mi chiede come si supera una caduta in pista per tornare a girare forte. Te lo dirò al giorno che picchio la faccia forte per terra e ti dirò come si fa perché non ho ancora tirato una mina di quelle veramente forti. Daniel Azzarito mi chiede qual è la mia moto preferita, mi chiede anche se lo saluto, ciao. Dopo che ho provato la Panigale, devo dire la Panigale, però l'R1 mi piace tantissimo. Nicolas mi chiede qual è la mia pista preferita. Pista preferita in auto, Spa. Pista preferita in moto, Mugello. Pista che mi piacerebbe provare, il Sachsenring. Michael mi chiede, ha sempre pensato che per andare forte in pista servisse una moto propria con cui creare il feeling. Come faccio ad andare forte cambiando sempre moto? Non vado forte. Allora, l'unica volta che sono andato forte è stato con l'R1 con Canepa, perché lì ho avuto la moto in mano per 2 giorni, quindi le altre volte giro a 10 secondi dal limite. Bene, adesso vado in palestra ad allenarmi. Fosse più leggero, invece era tosto. Ho messo 32 minuti a finirlo. Ok, bisogna rendere più piacevoli questi giorni tristi e bui chiusi in casa, quindi ho la soluzione. E ringraziamo l'assistente Carolina che sta facendo questo video. È buonissimo. Stasera finalmente vado a spaccarmi e vado a una festa in cui il tema è military party.
Ok, ho alzato un po' il gomito ieri. Vabbè. Però la serata è andata bene. Ora mi vesto, vado a Torino perché facciamo una festa di compleanno a sorpresa a mia mamma. Sorpresa! No! Sorpresa! No!